Ciao. Ciao! Allora, oggi mangeremo solo pizza per 24 ore, quindi mangeremo per tutto il giorno, appunto, la pizza. Sì, pizza. Allora, come colazione, appunto, mangiamo la focaccia. Adesso ve la facciamo vedere. Stamattina abbiamo comprato questa focaccia al forno, praticamente dove andiamo sempre. No, io voglio iniziare a fare... Che cosa hai fatto, Jenny? No, devo togliere un pisante. Allora, questo forno, come vi ho sempre detto, praticamente la mattina non c'è tanta scelta per quanto riguarda le cose salate. Altrimenti, cioè, se noi andiamo tipo verso le 10, riusciamo a trovare ovviamente più cose e fanno di tutto e di più. Praticamente ci sono tutti i gusti di pizza, cioè i gusti, non so se si può dire gusti, Jenny, vabbè. Tutti... Non lo so, la fanno in allora, modo differente. No, gusto no, gusto è per il gelato. Tutti i tipi. Tutti i tipi di pizza, ecco. E, ovviamente la mattina troviamo solo questa, quindi abbiamo preso... La focaccia. Questa è buona, però... Comunque sì, avete ragione, non si dice gusto. Cioè, gusto è più per il gelato, ecco. Però vabbè. Tutti i tipi di pizza. Guardate com'è, aspettate. Allora, è ancora calda. Sì, infatti si è, tipo, non lo so, sciolta tutta la provola. C'è solo da un lato, c'è la provola. Dall'altro perché lato non c'è il provola. Quando impacchettano la confezione, come si dice? Non lo so, perché qua trovano sempre un modo diverso per dirlo. Vabbè, ma insomma. Tanto Jenny si erano fermate che io ho detto gusto di pizza. Vabbè. Adesso quando lo scriveranno tutti nei commenti. Quando tu chiedi la pizzella, il ragazzo che te la dà, la piega e poi la mette dentro questa carta. E quindi la provola che tu ti hai distribuito poi va a finire tutto sul lato. Però piegata non lo noti alla fine. No, è buona. Allora, dovete sapere che Jenny non ama mangiare queste cose. A prima mattina no, infatti penso che ne mangerò solo a metà. Non la mangi tutta? No. Non mi piace. È mamma troppo mia. Presto per la pizzella, per me. È buona. Non dico che non è buona. Però... Perché? Io non sono abituata a queste cose presto la mattina. Di solito la pizzella la mangio verso le 10:30, le 11, quindi... In effetti ha ragione Jenny, perché anche oggi siamo venuti al mare un po' presto, cioè verso le 7. Adesso più o meno che ora sono? Vedi Jenny, al telefono. 7:30. E quindi è un po' così strano mangiare alle 7:30 la pizzella per me. Non ci succede niente Jenny, non esagerare. Comunque dopo buttiamo la carta, perché già c'è uno schifo per terra, quindi non vi preoccupate, la buttiamo. Io tanto controllo. L'ho solo appoggiata perché momentaneamente qui. Dietro passano persone. Allora. Stiamo facendo questa specie di sfida perché ce l'avete già chiesto. Dato che molte, cioè, ho visto molte persone che fanno tipo gli stessi video così. Già. Sì. Allora, cioè, fanno tipo delle sfide e mangiano per 24 ore delle cose. Ad esempio, mangiano tipo del cibo colorato, tipo cibo verde. Io quando cibo ero piccola rosso. Guardavo sempre questa tipologia di video su YouTube. Infatti, ero ossessionata. Adesso non tanto, però adesso al posto di guardarli li faccio io. Davvero li guardavi da piccola tu questi video così? Sì, non lo sapevo. No, sono dei video interessanti perché sono delle sfide, ecco. Quindi magari se volete... Ha trovato un vetrino, ok. Se volete magari, non lo so, fare delle proposte con queste sfide, magari scrivetecelo nei commenti, tipo cosa vorreste vedere che mangiamo per 24 ore. Io e noi lo faremo. Vorrei fare la sfida di 24 ore solo caramelle. Magari nati non no, vuole. Caramelle no, magari qualcosa di più particolare rispetto alla pizza, ecco. Non lo so, cosa vorreste vedere. E noi la facciamo, ecco, ci mettiamo ovviamente d'accordo, io e Jenny, e decidiamo insieme. Magari poi, qualcosa che ci piace ad entrambi, ecco. Ok, io la conservo per dopo. Mi dispiace Nadia. Perché? L'ho mangiata a metà. Dobbiamo vedere per il pranzo, perché purtroppo... Ma papà non ne ha presi altre di queste? Sì, no, allora purtroppo... Non, cioè, non posso ordinare da Glovo in pizzeria perché sono chiuse all'una le pizzerie. Cioè ci sono alcune pizzerie aperte, però non me ne fa, cioè, non risultano praticamente lì. Quindi non posso
ordinare. Mi sa che dovremmo mangiare qualcosa qui, Jenny, al Lido. Sì. Quindi vediamo se riusciamo a trovare qualcosa simile alla pizza, non lo so. Sì, vediamo, cioè, dai. Comunque io adesso finisco la pizza e ci vediamo al pranzo, dai. Ciao, a dopo. Allora, adesso è l'una e finalmente io e Jenny stiamo pranzando. Siamo venute solo noi due al Lido perché mia mamma e Salvatore hanno mangiato sulla spiaggia e per loro ho prenotato altre cose. Comunque, io e Jenny stiamo mangiando questa focaccia bianca ripiena con patate e peperoni. C'erano anche altri due tipi di focaccia, una con la mortadella, la burrata e la crema di pistacchio e l'altra era con un ingrediente particolare ma adesso non ricordo con esattezza cos'era. E quindi niente, alla fine abbiamo deciso per questa focaccia che state vedendo adesso. A Jenny nel frattempo sono caduti gli occhiali e quindi io l'ho aiutata. Ovviamente lo sapete, Jenny utilizza gli occhiali come cerchietto, cioè in realtà anche io li utilizzo così. Comunque, se devo essere sincera, mi piacciono queste sfide con il cibo. Quindi, come vi ho già detto stamattina, se avete qualche idea nuova per fare qualche sfida, magari scrivetelo nei commenti. Ovviamente tra un po' vi faremo vedere anche la cena, sempre con la pizza. Comunque scusate se alla fine di questo video ci siamo messi a ridere, ma praticamente sono passate delle persone che conosciamo del Lido. Allora, ovviamente anche per cena abbiamo ordinato le pizze. Io ho aperto prima lo scatolo, perché il cartone come lo chiamate voi, perché se no sono imbranate e mi cade tutto. Allora, per questa pizza abbiamo aspettato circa mezz'ora, però dai, sono state anche veloci. Vabbè dai, diciamo, ammettiamo, è un pochettino lontano da casa nostra, quindi ci sta. Allora, io ho preso la pizza 4 stagioni. Cioè... E io... Tu non so il nome di questa pizza, però c'è la schiacciata piccante e le olive nere. Basta. Invece da me ci sono le olive nere, poi carciofi, funghi e prosciutto cotto. Vabbè. Allora, questa è buona, solo che c'è il prosciutto, quindi a me non piace. In che senso? Non lo so, non mi piace il prosciutto, quindi... No, è buonissimo. Ah, io devo pure denocciolare l'olivo, perché c'è il nocciolo. Pure attenzione, Nadia. Sì, c'è il nocciolo anche qui, lo devo togliere anch'io. Comunque... È già la seconda volta che ordiniamo qui le pizze e devo essere sincera, cioè le fanno davvero buone. Praticamente fanno le pizze con i bordi alti, vabbè, lo state vedendo, quindi è buona. Sono buone. Cosa? È caldissima. Vabbè. Non riesco a sbucciare, a denocciolare questo olivo. Che devi fare? Denocciolare questo olivo, togliere il nocciolo. Ah, lo devo togliere anche io, hai ragione Jenny. Perché brucia, cioè caldo anche l'olivo, perché vabbè, è normale. L'oliva, anzi, scusate. vabbè, mi confondo. Comunque è buona. Dobbiamo prendere qualcosa da bere, Jenny. Non abbiamo preso neanche l'acqua, Jen. Vai tu però. Vabbè, andiamo dopo. Andiamo dopo. Allora, poi per Salvatore. Abbiamo preso la pizza con le patatine di Ustel. Per nostra mamma la stessa. Praticamente quella di Salvatore è quella che è costata di più. Non so. Vabbè. Perché. Poi queste erano in offerta. Per Salvatore quella con patatine di Ustel, per mamma questa uguale alla mia e per papà quella uguale a te. Da 4 stagioni. Insomma, abbiamo fatto tipo la doppietta e Salvatore quello che l'ha presa diversa. E vabbè, ma Salvatore prende sempre quella. Sì, io dipende. Alcune volte prendo la pizza con la schiacciata e le patatine, altre volte questa, come c'è? Dipende, vai a momenti tu, già. Sì, dipende, perché quando andiamo in pizzeria, là puoi decidere cosa mettere. Invece, quando ordini, un po' di meno. E quindi... Comunque... La prendo così. Adesso noi... Andiamo a mangiare. Mangiamo la pizza, con calma, perché... Cioè, è inutile farvi aspettare perché io la finirò almeno tra un'ora perché mangio pianissimo, quindi non ha senso. E comunque, vabbè, ve l'ho già detto prima, forse due volte ve lo dico anche adesso. Se volete, potete suggerirci, non lo so, altre sfide, ecco, tipo cosa vorreste vedere che mangiamo in una giornata. Ovviamente noi ci mettiamo d'accordo, io e Jenny, e poi lo faremo. Sì. Quindi direi che possiamo salutare Jenny. Ciao! Ciao!